sono stata tantissimi anni concorrente qui con la mia scuola. Da diversi anni, prima con Rieti Danza Estate, poi col Premio Internazionale Danza, mi occupo del lato artistico e per me è un grandissimo onore perché far parte di questo staff è una cosa veramente grande a livello italiano, a livello mondiale. Questo per me è il concorso più bello che esista, il più completo, il più serio. Io so cosa vuol dire e ammiro tantissimo le scuole di danza che continuano a partecipare perché venire a Rieti è molto difficile. Ci sono veramente le migliori scuole italiane e come dico sempre io, già esserci a Rieti è veramente importante perché vuol dire già che tu fai parte di una scuola sopra, una scuola educata, una scuola che vuole il confronto, una scuola seria e una scuola che accetta qualsiasi tipo di risultato. Sia dal punto di vista di noi addetti ai lavori che dal punto di vista delle scuole, serve un anno di lavoro, nel senso che anche i ragazzi, le scuole di danza, ora che si sono preparati le variazioni, hanno studiato, hanno lavorato sulla tecnica, sulla coreografia, i coreografi, i costumi, la ricerca musicale. Il concorso PID è un concorso che offre lezioni, tra l'altro gratuite, tante fasi, tante prove e quindi i ragazzi qui veramente fanno veramente fatica, anche a livello mentale devo dire, perché per loro è abbastanza stressante, nel senso che il clima è molto bello, molto serio, ma è normale che è una gara, non dimentichiamoci, e quindi chiaramente tutti vorrebbero vincere e i premi sono tre. Il livello è altissimo, quindi è normale che rimangano fuori persone bravissime. Il ruolo di coordinatore è sicuramente un ruolo difficile e delicato, abbraccia un po' il concorso a 360 gradi dal punto di vista organizzativo, quindi diciamo a partire dall'organizzazione della giuria che cerchiamo di realizzare sempre una giuria con artisti provenienti sia dall'Italia ma anche dall'estero e una forte promozione per mantenere sempre uno standard a livello internazionale, quindi infatti quest'anno abbiamo concorrenti dal Brasile, dall'Honduras, dalla Danimarca, dalla Repubblica di Malta, dall'Inghilterra, dalla Romania, dall'Albania e tutto questo comporta un grande lavoro, una forte promozione. E questo ci dà soddisfazione perché comunque il concorso è apprezzato a livello internazionale e continua ad attestarsi ancora oggi tra i migliori concorsi nel mondo.